Eccoci qua, 21:15. Deve diventare famosa come la tazza di David Letterman. Non so se sarà così. Buona serata a tutti. Allora, adesso vi faccio vedere cosa faremo stasera. Io e Francesca Spades, che sta per arrivare. Allora, Francesca, che vi sto per presentare, in realtà non ha bisogno di presentazione perché lei è veramente una stella dell'astrologia, e non nel senso della star, ma nel senso di una persona che sta portando davvero tanta luce in questo momento in cui ne abbiamo davvero bisogno. E che dire, il suo blog, la sua pagina Astrologia Karmica per Anime Confuse è seguitissima, è amatissima. E tuttoissimo, e io sono onorato di, insomma, di questo incontro d'anime bellissimo che c'è stato fin dal primo momento, quando Francesca ha cominciato a, diciamo così, a imporsi giustamente agli occhi di tutti e nel cuore di tutti. Quindi, ed era un po' che ce lo promettevamo questa diretta doppia io e lei. Poi, per una serie di motivi, non è accaduto. Invece, grazie a StreamYard, mo ve la presento. Eccola qua, la Francesca. Ciao, ciao a tutti. Madonna, mi fai piangere, cioè, veramente, sono io onorata di stare a casa tua, Franci, di essere tua ospite, quindi l'onore è tutto mio e mi fa tanto piacere parlare con voi. E quindi siamo riusciti a fare questa diretta doppia, Siamo riusciti quindi a farla, ci posso credere. era tanto che era nell'aria, effettivamente, sì. E Allora, David. di che abbiamo intitolata in un modo un attimino spiazzante, secondo me, no? Karma e Carmen Mito. Mito, è una bella coppia, eh? È un bel Una binomio. Io poi lo uso molto. Devo dire che è uno dei binomi su cui va avanti la mia pagina. C'è un po' il karma, c'è un po' il mito e c'è un po' la cabala. Ogni tanto la cabala fa la sua capata, diciamo, nel mio blog. E sono un po' i miei cardini, i cardini del mio discorso. Quindi quando mi Punti. devo esprimere, i miei puntelli, quando mi devo esprimere ho bisogno perlomeno del karma e del mito, almeno di queste due cose. Quindi, Ma tu insomma, sfondi una porta aperta con me, lo sai, no? Cioè, esatto, io certamente sì. amo veramente a 360 gradi tutto quello che ha a che fare con la mitologia, ecco, tutto quello che ha a che fare col karma, perché poi mi sa che è colpa del karma che siamo qui, no? Colpa o merito? Ma allora, sono tutte cose che sembrano molto difficili. Parlare di karma, parlare di cabala, parlare di mito. Sembrano cose difficilissime. In realtà hanno un linguaggio simbolico, cioè la difficoltà sta nel simbolismo, no? Però il simbolismo è come un rebus, quindi una volta, diciamo, decostruito il rebus, poi il significato è facile, è veloce, no? Quindi io prendo l'astrologia in questo senso, è un rebus. Le stelle, i pianeti si mettono in un certo modo, vogliono comunicare un messaggio. Allora, a questo punto, com'è intellegibile il messaggio? Se utilizziamo degli strumenti che lo rendono proprio figurato, quasi favolistico, perché il mito alla fine è una favola, se ci pensi, Eh no? sì, Sono favole antiche e poi sono favole archetipiche, quindi tutto quello che è archetipico fa parte dell'essere umano, no? Proprio dell'immaginario collettivo, quello che Jung avrebbe chiamato l'immaginario collettivo, quindi sono storie che sono depositate dentro di noi. Quindi quando si spiega la configurazione astrologica con il mito, la gente lo capisce di più, c'è poco da fare, Ma perché perché in realtà ce l'abbiamo tutti dentro, no? tutti ce Questo l'abbiamo dentro, quindi dentro. se uno racconta una storia e poi lo collega ai pianeti, si capisce anche il transito del pianeta. E quindi cose che sembrano difficilissime poi diventano facili. Quindi, diciamo, la cosa che mi piace fare sulla mia pagina è questo, no? Cioè prendere delle cose che sembrano complicate e renderle fruibili. Insomma. Hai detto niente, però, Ho perché detto questa, allora, niente. c'è una cosa da dire in proposito, no? Che l'altro giorno leggevo poi questa cosa che ti butto lì come palla, perché
come input. C'era questa battuta: 10 virologi non riescono a mettersi d'accordo, molto meglio seguire 10 astrologi perché sono molto più coerenti, no? Senza che l'astrologia, intesa come proprio come l'approccio che hai tu, che penso di avere io, che hanno altre persone che conosco, ognuno tra l'altro con la propria specificità, perché questa è la bellezza, in realtà tocca delle corde che sono delle cose che abbiamo tutti, assolutamente. E quindi è un linguaggio che magari la mente razionale fa fatica a capire, ma la parte, io vorrei quasi chiamarlo il cuore, sì. Lo percepisce, e come? Gli arriva quella roba. Sì, è proprio così. E rende poi facile creare unione fra le persone. È un linguaggio che crea coesione, e questa è una parola che sembra quasi una parolaccia oggigiorno per quello che stiamo vivendo. Quindi coesione, la demonizzazione, cioè l'unione è demonizzata in questo momento. Però d'altra parte stiamo anche vivendo le energie che ci sono, perché siamo passati attraverso una fase di Capricorno micidiale. Quindi abbiamo avuto tutte le congiunzioni possibili e immaginabili, no? Fra dicembre e febbraio e marzo sono andati avanti dei balletti proprio, no? Di congiunzioni in Capricorno. A un certo punto in Capricorno c'erano Plutone, Saturno, Giove, Marte, nodo lunare sud. Io penso che una configurazione di questo tipo erano migliaia di anni. Non mi ricordo se qualcuno, forse Akash, così aveva valutato che nella stessa poi posizione tipo 5.700 anni, una cosa di questo tipo. Cioè una esatto. Cosa... E quindi sono tempi prodigiosi, sono tempi in cui si vedono cose che non si vedono da millenni. Quindi stiamo vivendo una fase che secondo me il linguaggio astrologico ci aiuta tanto a capire. Assolutamente. E ci dà anche, secondo me, degli appigli anche perché quello che noi viviamo ha un significato e ha un significato evolutivo. La cosa che mi piace dell'astrologia è quella, no? Che ti dà anche proprio il significato evolutivo di quello che vivi. Quindi la traversia, la tribolazione in cui mi trovo, che senso ha? Ha il senso di farmi espandere, di farmi crescere, no? E un po' di tutto questo Capricorno che ci stiamo vivendo. Adesso Saturno si è spostato dal 22 di aprile, quindi è andato in acquario e un po' si è sentito, lo stiamo sentendo l'alleggerimento, no? Ma il problema è che è una pausa, perché poi sappiamo che Saturno è già in retrogradazione e se ne ritorna in Capricorno il 2 di luglio e ci resta fino al 18 di dicembre. E quindi si ricrea tutto il balletto, tutte le congiunzioni che ci siamo lasciate. È una specie di ripasso, no? Del tipo di remind. Sì, tipo. Come se ne avessimo bisogno, perché insomma è danni. Evidentemente sì. Sì, ne abbiamo bisogno perché spesso dico, ma anche alle persone che incontro nei consulti, sono tante, le saluto perché molti magari ci staranno vedendo. E, in realtà c'è un mondo che deve crollare e ne deve uscire un altro, no? Quindi c'è la nostra versione sì. E poi c'è la versione 2.0. Tutti noi dobbiamo tirare fuori la versione 2.0 e anche il mito ci dice spesso che gli eroi passano attraverso le loro vicende per trovare la loro versione 2.0, quindi per realizzare dei processi di crescita, no? Ma senti, ma c'è un eroe in questo momento secondo te che rappresenta massimamente? Passa munita con il sole. Il sole che è il mio digitore, perché io sono un leoncino. Allora, sì, è certo che c'è un eroe. E chi può essere se non Saturno, Crono? Con tutto il Capricorno che ci siamo vissuti. Sì. Io credo che se c'è un protagonista della scena sia Saturno, no? Crono. Assoluto, poi... proprio. Perché non c'è solo lui a casa sua, dopo tanto ci saranno altri ospiti a casa sua che... E lui fa un po' come te, no? È il David Letterman della situazione. E tu pensi che io sono a Capricorno. Io sono il Capricorno in quinta, quindi... E lui invita tutti a casa sua, e sì, effettivamente, sì. Ma è anche un po' l'emblema del cambiamento, Saturno. Forse di tutti gli eroi della mitologia è quello che evolve di più,
nella sua parabola, no? Perché lui parte con una storia difficile, no? Perché è figlio di Urano e di Gea, e Gea è un figlio a cui viene dato un ruolo complicato, perché deve risolvere i pasticci matrimoniali dei genitori, no? Ci sono Urano e Gea, cioè le terra, vivono in quest'unicum, in questo abbraccio indistinto, no? In questa compenetrazione indistinta. Il padre non fa nascere i figli. La giustificazione di Urano per il fatto di non far nascere i figli mi è sempre piaciuta, perché Urano li giudicava deformi. Era un problema estetico quello di Urano. Quindi diceva: i miei figli non mi piacciono, i ciclopi, i titani, erano personaggi brutti. Esteticamente sembra quasi un bilancio a Urano per come si comporta un esteta. E vedi, Saturno deve risolvere i problemi del padre e della madre, perché poi Gea dice: tieni, prendi sto falcetto, risolvi la questione, staccami tuo padre, toglimi tuo padre dalle scatole. E lui lo fa a modo suo, perché giustamente toglie il padre proprio di scena completamente, perché lui vira. Quindi lo dice: ecco, eliminiamo il problema dell'unione, esatto, via. E poi ecco, dal membro reciso di Crono, di Urano, sappiamo che nasce Venere, no? Quindi membro cade nei flutti dell'oceano e nasce Venere, la bellezza. Poi lui si trova la responsabilità, perché che succede? Ha eliminato il problema matrimoniale dei genitori, però si trova sul groppone il potere, tutto sommato, no? È diventato il re del mondo e lo deve amministrare, suo malgrado, e lo fa a suo modo. Si sposa con Rea, si prende tutta la carretta. Tra l'altro, lui si chiama Crono perché il tempo nasce con lui. Lui è cosmogonico, prima non c'era un unico tempo. Non c'è, è tutto indifferenziato. Esatto. Quindi lui c'ha un tempo lineare da mandare avanti, il mondo da mandare avanti, il matrimonio da mandare avanti. La carretta da mandare avanti. La carretta. Allora, tu capisci perché il Capricorno è considerato l'archetipo della fatica, del sacrificio, della responsabilità. La carretta, poi da lì viene fuori la parola carriera, viene fuori la parola car nel senso di automobile, no? Quindi esatto. Lui deve... Va a lavorare, crea lui travaglia, i siciliani travaglia, e quindi lui lo fa tutta la vita. A me Saturno ricorda certi lavoratori che iniziano a lavorare ad un'età diciamo proprio imberbe, e poi passano tipo 50 anni, 60 anni a fare solo quello, e poi un bel giorno arriva il figlio e dice: beh, tu devi andare in pensione. Cioè gli viene annunciata sta cosa, perché ottiene un vaticinio. E il vaticinio dice: guarda che arriverà un figlio che farà la stessa cosa che tu hai fatto con tuo padre. Che ripropone la dinamica e che ti manda in pensione. E allora lì il problema di Crono è: come elimino questi figli che mi vogliono detronizzare? Vedi, il problema di Crono è diverso dal problema del padre. Il padre non è esteta, i figli sono brutti. Il problema di Crono diventa: i miei figli sono pericolosi perché mi tolgono il potere. Vedi che si è già addensata nella materia la questione, no? Non è più estetica, è diventata materiale. Capricorno come emblema anche della concretezza, del manager. Sì, ma proprio della materia. Sì, questa, certo. Arriva questo e mi scalza dall'essere... mi toglie la sedia del potere, e io ho fatto solo quello per 60 anni, quindi poverino, è anche da empatizzare, perché lui ha fatto solo quello, sa fare solo quello, che fa se lo mandano in pensione? C'è un problema. È vero. Ora, e quindi che succede poi? Quando Zeus, ha un destino diverso, perché viene nascosto dalla madre, no? Viene allevato in un'isola, viene allattato dalla capra, e ci sono questo popolo che sta sull'isola che fa stridore con le armi per impedire che si senta il vagito, no? Di Zeus. Poi a un certo punto Zeus arriva fresco fresco a 18 anni e dice: eccomi papà, io sono sopravvissuto e adesso sono affari tuoi, perché tu ti sei ingoiato i miei fratelli, non sapevi come farli sparire, te li sei ingoiati, e adesso io te li faccio sputare tutti. E poi inizia una guerra micidiale, perché lui non vuole cedere la poltrona. Quindi è il Capricorno che ci sta a significare i nostri attaccamenti, no? Tu hai una poltrona, hai una cristallizzazione, hai qualcosa di te a cui non vuoi rinunciare. E questo ti porta alla guerra. È anche esattamente, diciamo così, la summa di quello che sta succedendo in questo momento. Cioè, sì. Dove il vecchio mondo, che in qualche modo è Cronos, quindi anche un mondo di un certo tipo di tempo, scandito da... il famoso dalle 9 alle 5, no? Americano, cioè, bravo, quindi, esatto.
quella roba lì non vuole abdicare, nonostante chiaramente dovrebbe andare in pensione, perché se tu osservi è assolutamente tutto imploso. Perché sì, io ma lo infatti vedo... guarda che il mondo del lavoro è quello, lavoro di nuovo Saturno Capricorno, è proprio il mondo che si è più trasformato in questo momento, perché lo smart working, che era una modalità di lavoro che per esempio in Italia non era accolta per niente, sebbene nel resto d'Europa esistesse già da diversi anni, adesso è una realtà, l'hanno dovuto imporre. Forza. È diventato fattibile, improvvisamente è diventato fattibile, quando per 1000 anni nelle amministrazioni pubbliche era considerato impossibile, no? Quindi non veniva dato. Io non mi sto distraendo, perché vorrei vedere se c'è qualcuno che ci sta facendo delle domande o ci sta dicendo delle cose. Sì, una delle sì. cose che non si vede. Non stiamo vedendo da StreamYard. Che fai? Controlli tu? Controllo io da Facebook, sì. Vediamo se c'è... Allora, innanzitutto si vede, c'è un sacco di gente che è presente, e anche gente che sta scrivendo delle cose. Un'amica, forse non so se è un'amica comune, Lisa Bozzato dice, questo mito lo leggo sempre ai miei bimbi. È una bellissima favola, perché fa bene, è una favola evolutiva. Sì, certo, è una favola evolutiva. Anche perché però, il crono, cioè, a parte tutto, adesso ne abbiamo parlato malissimo, poveraccio, sembra uno che fa del male al padre, ammazza i figli, fa delle cose terribili. Tra l'altro è anche il padre, ho scoperto, è anche il padre del centauro Chirone, certo. Perché in una delle ultime, delle uniche infedeltà, perché non è uno molto infedele, Zeus è infedele. No, anche perché non ha tempo, deve fare non i ha soldi, tempo, non c'ha responsabilità di mandare avanti la carretta lui. E ha stuprato Filira, la linfa Filira, ed è nato Chirone, quindi anche il papà di Chirone, pensa. A un certo punto lui perde questa battaglia terribile con i figli, che lo vogliono mandare in pensione, e la perde perché? Perché ci si mette di mezzo Ade, quindi il vero vincitore di Crono è Ade, Plutone, perché Plutone, a un certo punto Ade dice, si ammanta dell'invisibilità, si mette l'elmo e dice adesso papà lo faccio fuori io, perché se stiamo aspettando voi altri ci mettiamo una vita, e si infila nel quartier generale di Crono e gli ruba le armi, quindi lo rende inerme, e poi arriva Zeus con la polvere e lo manda via. Ma e c'è poi il sequel, perché lui alla fine... almeno Esiodo nelle opere nei giorni ci dice che lui poi si appacifica con il figlio dopo un sacco di tempo, il figlio lo spedisce nel Tartaro, dice vai così almeno ti togli le scatole, e però poi lui dopo un po' di tempo nel Tartaro si vuole riappacificare con Zeus che è un magnanimo, chiaramente gli dice ok, quindi fanno pace e se ne va nell'isola dei Beati, che è l'unico paradiso della mitologia. Allora tu pensi allora, innanzitutto una considerazione che ho sempre pensato è che in qualche modo Zeus o Giove, poi che ha tutta una serie di caratteri sicuramente per la quale lo prenderesti a sberle, però una sorta di inventore della democrazia, perché lui comunque suddivide il regno. Vedi, lui è la terza generazione, cioè lui è una generazione che spartisce il potere, che è quello della condivisione. Esatto, cioè, lui è il generoso. Lui è generoso, no? Infatti tu sai benissimo che nell'astrologia la giovialità è una caratteristica per cui tutto è condiviso, anzi fin troppo del tipo che... È un furbo, è un grande furbacco. È un grande furbo. Perché nella scissione dei regni ci vede bene. Infatti Ade, che è pericoloso, lo sbatte di sotto, lo sbatte in cantina e dice, tu prenditi il regno dei morti, così nessuno ti vede e ti sente, però c'è il regno più grande di tutti, perché lo dico sempre. Ade, quanti sono i vivi lo sappiamo, quanti sono i morti no, quanto è steso l'Ade non lo sappiamo, però intanto sta sotto, quindi è un furbo, però è vero, effettivamente Zeus comprende che l'unico modo per tenersi il potere, per renderlo stabile, è condividerlo, quindi cioè, uno dei grandi insegnamenti poi della nascita degli dei olimpici è proprio quella, no? Di un equilibrio, perché è vero che Zeus è il capo, eccetera, eccetera, però in realtà tutto quanto poi è suddiviso e c'è un rispetto reciproco dei ruoli. Tant'è vero che è l'unico che può viaggiare tra i mondi senza, come dire, a carta bianca è Hermes, no? Che è lui. Hermes. Persino la fratelli. Porta. Persino Zeus vuole andare giù e chiedere permesso e dire scusa fratello, posso venire? Ma non lo so.
Sì, però dico io, la posta la ricevono anche negli inferi, eh? Anche Ade vuole la posta, Esatto. quindi il postino va dappertutto. Però Dappertutto. vedi, ha anche a che fare tanto la parabola di Saturno con i tempi che stiamo vivendo, ma proprio la sua parabola di vita, no? Perché adesso deve finire un mondo, ne deve nascere un altro. E chiaramente il mondo che tireremo fuori tra un bel po'. Non subito, perché c'è quest'idea che staremo bene subito. No, ragazzi, Ma di no. che? Non le diciamo le cose inesatte, perché con le congiunzioni in Capricorno che ricominciano da capo, e ne avremo per settembre, ottobre, novembre e anche dicembre, Dicembre. ok? Beh, non è che ci si prepara un periodo spumeggiante, cioè si ricrea il cielo che c'era a dicembre con il passaggio di Marte in Ariete, però, perché Marte passi in Ariete, mi sembra giugno, Sì. 28 di giugno mi sembra, quindi un po' prima della retrogradazione di Saturno in Capricorno, quindi Marte anticipa Saturno che entra in Capricorno, quindi passi in Ariete anticipa Saturno. Quindi chiaramente dovrà passare un po' di tempo prima di vedere l'isola dei Beati. Questo Ma anche risveglio perché, esatto, collettivo di cui se noi tutti seguiamo la parlano. metafora della tribolazione, la tribolazione ha i suoi tempi, Ai suoi no? tempi, è quello, ai suoi tempi, e quindi io noto che c'è un po' di insofferenza normalissima, perché siamo stati in cattività, e per quanto vuoi siamo animali, in cattività sviluppiamo delle qualità non proprio riscattate, quindi aggressività, frustrazione, tensione, eccetera. Però questo è un periodo che deve fare il suo Ma corso, anche ha una perché, allora, durata. un mondo nuovo, se è vero che magari avvengono delle cose, delle situazioni che, come dire, fanno saltare i tappi, però poi, alla fine, la costruzione è sempre lenta. Non è mai una costruzione immediata, non è possibile, perché ci sono un sacco di fili che noi dobbiamo districare dal vecchio, no? Prima che il nuovo Esatto. veramente sia Ma libero. guarda, l'astrologia proprio lo dice con una precisione, proprio a me commuove certe volte la precisione dell'astrologia, con tutto che non è una scienza, non la trattano come, non danno la dignità all'astrologia di una scienza, e questa è una cosa che un po', insomma, mi fa Ma sì, guarda, dolere. ma se la scienza negli ultimi tempi è questa roba Hai qua, capito? ecco. C'è una scienza che ci dice: ci serve il vaccino? No, non ci serve, ce l'abbiamo fatto? No, non l'abbiamo No, fatto. ci Lo serve? trovano No, arrivato? ma ci... Beh, No. Sono vabbè. morti, sono vivi, boh! Tutto il contrario di tutto. Però effettivamente lo slittamento di tutti i pianeti dal Capricorno all'Acquario sembrano proprio un timer. È vero, è vero. L'ultimo che se ne andrà prima, se ne va Saturno, poi se ne va Giove, poi se ne va. L'ultimo che se ne andrà sarà Plutone nel 2024. Io ricordo a tutti che quando Plutone è entrato in Capricorno nel 2009 abbiamo avuto la crisi dei mutui. Ecco, Eh sì, esatto. perché Plutone è entrato nel Capricorno la materia, denaro, soldi. Sì, Esce dal perché Capricorno. Plutone è legato anch'esso ai soldi, non a caso, no? I soldi sterco del diavolo. Poi Plutos vuol dire anche ricchezza, no? Quindi è un dio Però dell'oro Plutone, anche lui. che adesso entra nel 2024, entra in acquario, porta a proprio compimento, fa deflagrare finalmente l'era dell'acquario. Plutone è l'ultimo pianeta del sistema solare, è quello che ci mette più tempo. Quindi è anche quello che ti dà il passo vero nelle cose, no? Esatto. Prima che passa in un archetipo ci mette 1.000 anni. E ci vuole tempo, perché comunque, come dicevamo, ci vuole tempo, non è Quindi che... questo è proprio un avvicendamento di ere, Franci. Si vede proprio, cioè la vecchia era e la nuova era sono compenetrate. Adesso siamo arrivati proprio al punto di rottura. Per cui il vecchio se ne sta andando e sta emergendo il nuovo. E chiaramente i momenti di passaggio sono momenti di confusione, sono momenti di smarrimento. E quindi la cosa che mi fa piacere è che nell'era dell'acquario finalmente l'astrologia potrà avere una dignità. Sarà uno dei contenuti dell'era dell'acquario. L'astrologia è sotto il segno dell'acquario, no? In un cenno, mi sembra. Certo, sì. The Age of Aquarius, sì. Quindi, ma guarda che è interessante, no? Perché adesso, a parte tutte le battute, le vignette, però anche il mainstream, in qualche modo, ultimamente,
guarda l'astrologia, magari non quella alla Paolo Fox o cose di questo tipo, ma un certo tipo di astrologia con molto... Vabbè, quella non è astrologia, quella è intrattenimento. Quella è intrattenimento, va benissimo, cioè, per carità, però chiamiamola col suo nome, hai ragione. Guarda con l'astrologia con una quasi una forma di stupore e ammirazione, perché in realtà gli astrologi... Visto, magari non avevamo detto, ma guardando sapevamo che si stava ammassando dei nuvoloni. Cioè, guarda, io mi ricordo di aver fatto proprio una diretta sulla mia pagina 24 di novembre per spiegare un po' il significato dell'avvicinamento di Plutone e di Saturno. E all'epoca dicevo, questo è un ciclo che in genere dura 35-37 anni, quindi è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Il problema era che nel frattempo si stava ammassando anche tanta altra roba, non c'era solo quello, capito? Quindi, però mi ricordo di aver detto, guardate, questo è un momento di crollo. Perché? Perché il Capricorno ha a che fare con lo sbarramento. Saturno è stato considerato la fine del sistema solare per millenni. Quindi il 10 è un numero di chiusura, di compimento. E quindi chiaramente, dicevo, arriveranno proprio a sbarramento un sacco di situazioni nella nostra vita. Certo, tutto potevo immaginare, tranne che arrivasse proprio a sbarramento un intero mondo. Uno aveva addirittura anche ipotizzato questa faccenda, però poi sappiamo che l'universo trova sempre il suo modo, no? Noi possiamo semplicemente intuire che c'è, come una volta, che c'è qualcosa che sta vibrando e che sta modificando l'energia. Poi come avverrà sarebbe impossibile, io non ci credo. Cioè, a volte ci sono quegli squarci di comprensione, ma... No, io spesso le dico, cioè non è divinazione, la divinazione esatto. È... Quindi l'astrologia ti consente di orientarti, di capire quello che stai vivendo, di conoscerti. Chiedono se il 2024 quindi è l'inizio dell'età dell'acquario. Ma secondo me sì, è la mia personale opinione, diciamo, prendetela con le pinze, sì. Perché è la mia personale opinione, quindi io non sono il verbo. Ma io confermo, comunque tra il 2024 e il 2027, perché... C'è il lavoro che finisce Urano in Toro, perché anche quello, cioè, è interessante. Quello, certo, sì, perché sì, sta ovviamente. Un lavoro di rottura dei vecchi. Urano poi alla fine è il regitore dell'acquario, quindi se non considerassimo anche quello che fa Urano, che è il regitore dell'acquario, saremmo un po' conchi. Ma tra l'altro, tornando al nostro simpatico Saturno, perché poi Saturno viene considerato così un po' malefico. È un pianeta stupendo. Saturno contro, eccetera. Saturno poi in quella che è l'interpretazione più evoluta, esoterica, diventa non solo il dio delle messi, quindi il dio dell'oro, ma diventa torna bambino, è come Benjamin Button. Cioè Saturno ha questa parte vecchio, diventa bambino, mi ricorderò sempre, no, questa cosa che diceva Woody Allen, bisognerebbe nascere vecchi e morire bambini. Quindi c'è questa metafora incredibile che comunque è un rinnovamento, una morte rinascita. Assolutamente. È proprio così. A questo proposito, per esempio, Alice Bailey nel Trattato di Astrologia Esoterica dice che parlando dei segni con corna nello zodiaco, quindi Ariete, Toro e Capricorno, e li chiama i cornuti, termine, lei dice proprio che Capricorno nella sua versione più riscattata, più alta, diventa l'unicorno. Bellissimo. La caprinità del Capricorno si trasforma in unicorno, quindi l'occhio da due diventa uno e nasce appunto proprio il corno, e sappiamo tutti che l'unicorno è segno di purezza, di elevazione, di spiritualità. Guarda, ce l'ho qua. Dice Alice Bailey, tu sai che a me piace. Leggi, che sì, lo so che sei un amante della Bailey, anch'io. Sì, io proprio ho una venerazione. Allora, Capricorno. È stata poi, come dire, reietta e rivalutata poi dopo. Sì, ha subito tutti i colori. Ma io penso, guarda, tutti gli alti gradi della teosofia hanno subito questo linciaggio, Sì, per poi tra l'altro riscattarsi, nel senso che per esempio ha anche Murti, cioè che ha fatto il gran rifiuto a un certo punto, insomma c'aveva ragione la Bailey. Però,
poi ha fatto grazzato, però effettivamente io penso che faccia un po' anche parte del gioco. Se tu sei un rivelatore di verità, ti devi assumere il rischio che la gente non capisca. Sì, se sei avanti vuol dire che sei avanti, cioè quindi sei da solo. Sei da solo. Ora, la nostra Alice dice, poi c'è il Capricorno connesso in modo particolare e strettamente ad Aries, dice. Perché? Perché dice la Bailey, Aries è l'inizio, è il primo. Capricorno è il complimento, è l'ultimo della triade, ok? Che nasconde il simbolismo dell'unicorno, dove sia le due corna che l'occhio singolo si fondono nel lungo corno dritto al centro della fronte. Questo dice Alice Bailey. Quindi vedi che poi si riallaccia al mito di Saturno, perché Saturno che fa? Va nell'isola dei Beati e quindi diventa l'unicorno, e diventa bambino, capito? Quindi tutto si ricongiunge. Ah, oh, vedi? Vabbè, basta. Hai vinto. Anche io sono bello l'unicorno qui, C'è l'unicorno. Che è fissata. Beh, l'unicorno è un simbolo di una... Tu pensa anche in Harry Potter, no? Cioè, quanto in realtà è poco citato nel film e nel libro, di molto di più, quanto dia vita, tenga in vita Voldemort, perché è una delle cose più alte che esista, no? Cioè, quindi... Okay. Vedi che il mondo archetipico è sempre lo stesso? Sì, il sì, mito, sì. C'è proprio un oceano, no? Di questi racconti archetipici, che poi li ritrovi dappertutto, nella letteratura, dappertutto. Gli uomini... È l'archetipo che ha una grande bella colonna. Dimmi, scusa Francesca, dicevi? No, dico, è proprio l'archetipo che è una bella scoperta dell'essere umano, secondo me. E beh, ma perché l'archetipo è qualcosa che ti tiene connesso al sacro, senza quella roba lì noi, gli animali non ne hanno bisogno, perché vivono in una sorta di presente inconsapevole ma continuo, quindi non hanno bisogno di gli esseri umani, senza quella roba lì, infatti senza gli archetipi gli esseri umani vanno alla deriva, perché si dimenticano da dove vengono, si dimenticano che devono tornare a casa. E quindi chi sostituisce, infatti tutte le società che sostituiscono agli archetipi altre cose finiscono male, cioè, perché finiscono male, sì, cioè è un dato di fatto, è vero. E quindi vabbè, non si è mai fatto a meno degli archetipi, non è possibile, infatti. E quindi, caro, dobbiamo aspettare di arrivare nell'isola dei Beati. Sembra, poi ti posso dire, sembra il nome di un capito, di uno di questi programmi per un reso. L'isola dei famosi. Sì. La TV ha veramente distrutto l'immaginario. Sì, esatto. Assolutamente. Diamo un attimo. L'ha volgarizzato, l'ha distrutto. L'ha volgarizzato, qui non si vede quanta gente c'è connessa, però comunque ci sono un po' di commenti. Vabbè, c'è un'amica che mi fa i complimenti per una felpa, che dicono che è bella, che sembro messicano. Anche se, la felpa è tedesca, però. Ma quindi questo ragazzo, questo Saturno, tu lo vedi... In che fase siamo, secondo te? Se tu dovessi... Nella sua storia? Allora, qui siamo nella fase in cui i figli l'hanno sfidato e gli sta tremando la sedia sotto il sedere. È quasi arrivato Ade. È quasi arrivato Ade con il mantello o l'elmo, sì, dell'invisibilità. Beh, tu... Quindi sai che si dice che quando c'è un'epidemia o c'è una guerra... Ade cammina sulla terra senza bisogno addirittura del mantello dell'invisibilità, perché è come se fosse autorizzato a, no, nel gioco cosmico, altrimenti... Ma vedi che in realtà è l'altro grande protagonista di tutto questo. Abbiamo scelto Saturno perché Saturno è Saturno e il periodo è molto capricornino, però effettivamente, se ci pensi, l'altro grande protagonista è Plutone, è Ade. E guarda quanto è tornata di moda la morte. Questa è una cosa poco, diciamo, popolare
che ho anche scritto, anche introdotto in un articolo. Però è vero, la morte noi l'avevamo un po' dimenticata. Il polo morte nelle nostre esistenze esisteva sempre poco. A proposito di Polo, mi fai venire in mente che noi ci siamo dimenticati, tra quelle bocche da fuoco che c'erano prima, il nodo lunare nel sud, in Capricorno pure. Cioè, Sì, c'era pure quello, era anche tante quello. tasse, no? Quindi tutto il Era anche carico. quello, quindi vedi che non solo, ma poi è anche la tematica morte. Bisogna ritornare ad avere a che fare con la tematica morte e anche con il fatto che è un po' l'imprescindibile delle nostre vite. L'unica cosa certa delle nostre vite è che moriremo, diceva mia nonna. Signorina del 20 mi diceva: bella di nonna, l'unica cosa vera è che moriremo. È la E certezza. invece la certezza. E noi invece abbiamo costruito una società in cui la morte dove sta? Chiusa negli ospedali, lontana da noi, mi raccomando, boh, può essere un evento accidentale, quindi Rimandata all'estremo del tipo no, non andare dalle rimandata sue. all'estremo. Esatto, la difficoltà che abbiamo ad invecchiare in realtà è paura della morte. È la stessa cosa, Perché vero? tutta quest'ansia terribile del decadimento fisico? Perché quello che non accettiamo è il polo morte. Quindi questa cosa qui, questa sveglia cosmica a cui siamo andati incontro, è pure perché abbiamo rifiutato un polo. E l'ermetismo ci dice, quando tu cancelli un polo, lo obblighi a manifestarsi a un certo punto. Eh sì. Quando nutri all'estremo l'altro polo, quello opposto si deve manifestare. Questo ti dice il sapere ermetico. Quindi in realtà la cosa che mi chiedo è: ne possiamo venire fuori bene se non integriamo il polo morte? Punto di domanda. La risposta è scontata, nel senso che è La una risposta è domanda retorica. No, ovviamente. impopolare. È impopolare la cosa, però effettivamente è così, cioè finché tu ti sottrai a qualcosa, quel qualcosa rimane fuori della porta, ma ti La aspetta nostra al varco. è l'unica società che ha cominciato a, come dire, ad avere paura e cagotto della morte, perché tutte le altre società basate su potevano essere molto più cattive, violente, tutto quello che vuoi, però quella parte la mettevano in conto e come, no? Integravano in qualche modo, E cioè che gravano. esatto, le feste che, per esempio, in molte popolazioni, anche in Mesoamerica, cioè, vengono effettuate quando muore qualcuno, no? Per cui si accompagna l'anima con una festa, con la gioia, perché si deve aiutare ad andarsene, no? A staccarsi dal piano terreno. Cioè, noi l'abbiamo completamente eliminato, non ce n'è traccia nella Non nostra ce n'è cultura. traccia. No, è vero, è vero. Zero, cioè, addirittura io ho notato una volta c'era il culto del defunto, cioè il defunto veniva vegliato a casa, adesso non esiste neanche più sta cosa. I bambini non devono sapere che esiste la morte. Il Esatto. bambino non deve sapere che è morto nonno. Dov'è nonno? È andato a fare Non è una andato passeggiata. in via. Sì, è Sì, è vero. il viaggio. Ho capito, però questo significa che tu fai la croce sopra una cosa. Tutto Non una quello che... cosa, cioè metà di quello che conta. Diceva, il mondo è fatto dalla somma dei nostri rifiuti, cioè il mondo esterno è la somma dei nostri rifiuti. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Prima o poi questo rifiuto l'avremmo dovuto vedere incarnato, cioè, io non sono neanche sorpresa. No, no, ma infatti allora quello che sta accadendo è chiaramente l'esternalizzazione dell'ombra, cioè siccome noi l'abbiamo schiacciata, 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 tipo al mare la palla, no? Che cerchi di Sì. tenere su, cosa fai? Molli un attimo e la palla viene su. Certo, Esattamente quello normale. che è successo, cioè è tutto sul tavolo, cioè come se ci fossimo svuotati tutte le viscere, le tasche, usiamo tutte le metafore che vuoi, quello che avevamo in saccoccia adesso ce l'abbiamo qua. Ovviamente il primo atto che accade all'essere umano nel momento in cui ha rimosso tutta questa roba qua è quella di dire no, 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 no. no, non esiste questa roba, anzi adesso la sistemo io, la sistemo cercando di, quando ormai non è più possibile sistemarlo, e grazie a Dio non è più possibile sistemarlo, perché quella roba lì. È ironico per certi aspetti perché Sì. sembriamo
i personaggi che è venuto fuori il casino dall'armadio e cercano di infilare esatto, di nuovo esatto. E di chiudere, no? Quando ormai è l'entropia, la legge dell'entropia, tu non lo puoi più riportare indietro come prima, cioè nel senso che è matematico che non può più tornare indietro quella roba lì, prenderà un'altra forma, e invece noi stiamo cercando di rimettere tutto nell'armadio, come dici tu. E... ma tanto guarda, il cosmo non ce lo farà fare. No! Cioè, io molto spesso dico che i pianeti sono angeli, nel senso che sono energie, quindi sono energie che provengono da dove? Da un disegno, e il disegno di chi è? È dell'uno. Adesso io lo chiamo uno, poi si può chiamare padre, madre, sorgente, Aeton, sorgente, universo. Guarda, prima o poi scriverò un articolo solo con i nomi che sono stati dati a lui. Uno perché fa ridere, cioè per non chiamarlo Dio, tutta la congerie di noi. Ma chiamiamolo come vogliamo. Però effettivamente c'è. Ma allora, io direi, vorrei dire, allora, se Saturno non si fosse opposto quando si è presentato Zeus a 18 anni, bello, palestrato, abbronzato, cresciuto con latte della capra, bello nutrito. Esatto, bello nutrito con latte della capra e tante, si è detto, senti papà, adesso ci penso io, tu vai, ah, no? Bello, spostate. Se fosse opposto, cioè se Saturno avesse detto, ma guarda che bel figlio che ho, guarda, l'unico che non ho mangiato, che bello che non me lo sono mangiato, guarda quanto è bello, non ci sarebbe stata una guerra di 1000 anni. Non avrebbe dovuto farsi il tartaro. Cioè, quante cose si sarebbe risparmiato? Cioè, questa cosa nelle nostre vite predicata apre dei mondi. Perché se tu sul piatto hai qualcosa, ma lo accetti, ma quanta fatica in meno fai piuttosto che Aspetti, metterti lì? noi impieghiamo tutta l'energia. Ma sì. Noi impieghiamo tutta l'energia per dire no a quello che inevitabilmente sì. Se noi la impiegassimo invece per accogliere il sì e dirgli passa, sarebbe una punizione. Esatto, e invece collettivamente che stiamo facendo? Stiamo facendo Saturno. Adesso No. l'opposizione, l'ho detto, siamo arrivati al momento in cui è quasi stato espugnato, capito? Ai fratelli che l'hanno quasi, i figli che l'hanno quasi messo giù. Quindi stiamo quasi crollando definitivamente, ecco. Cioè, noi questo passaggio nemmeno troppo casualmente, perché non esiste il caso, noi siamo qua a vederlo accadere e ci siamo in mezzo. E Abbiamo durerà fatto quello la che durerà, bisogna accompagnarlo, senza per Dico, c'è chi questo. dice, autorevoli fonti dicono che abbiamo fatto la fila per essere qui adesso, per vedere. Eravamo ubriachi. Io stesso lo dico, tra il passaggio dall'ultima alla nuova incarnazione, Io non sono avevo i sicuro di posteri essere stato ed è ubriaco. andata. Sì. Sono sicuro. Va bene. Senti, cara, Franci. vedi che sono 3/4 d'ora che parliamo, Sì, quindi. sono 3 quarti d'ora che parliamo, ho chiacchierato abbastanza, Io andrei quindi avanti anche lo sai, e siamo soliti farlo, quindi diciamo abbiamo reso una delle nostre chiacchierate pubbliche, perché ma noi questa continueremo, ne è faremo una un'altra. chiacchierata. Sì. Quindi noi di solito ci sentiamo e diciamo queste cose. Ne facciamo un'altra, dico più in là, di chiacchierata su qualcos'altro. Certo, sì. Quando cambia il cielo, quando possiamo cambiare personaggio, quando possiamo parlare di qualcun altro a livello mitologico. Sì. Ma anche il fratello, quello tenebroso, Fratello Darkness, Ade, quello che il mio sembra preferito. un po' un Dorian Gray da giovane. Perché io ho una famiglia di soli scorpioni e mi sono innamorata di un mezzo scorpione e tutti gli io crollo sempre davanti agli scorpione, quindi Dirlo a me. sono il mio bonus proprio, quindi, ma penso sono il bonus di tutti, eh. Io ho lo scorpione a fondo cielo e quindi va bene. Conosco questa cosa. Comunque, Sì, dimmi. c'è la Laura Cireddu che dice interessante, significativo questo dare 1000 nomi pur di non chiamarlo Dio. C'è da rifletterci tanto. Ha Sì. ragione. Beh, quello è un altro conflitto, cioè quello è un altro non accettare, no?
vado in conflitto e allora piuttosto che chiamarlo Dio, tiro giù tutto lo Ma zaino. perché poi c'è questa cosa che se io lo chiamo in un certo modo, tutta la mia responsabilità si deve attivare in quella roba lì, altrimenti, cioè, e invece. Certo, e poi effettivamente penso che tutta la nomenclatura perde completamente significato di fronte a uno che è l'alfa e l'omega. Quindi Tutto quanto finisce. la nomenclatura di fronte a uno che è l'alfa e l'omega, Ma che cos'è? anche il grande capo, non so, per dirla alla Rodari, il generalone, eccetera, eccetera, cioè, ci senti, ma lascia stare, vai, vai, metti il braccio così, cioè, guarda che Dio. Sì, poi lui è il grande paziente, cioè lui se gli dice, beh, ma Ma chiamatemi come vi pare, insomma. ormai non Una volta mi è stato scritto in privato a commento di un articolo, ma perché lo chiami padre? Io ho problemi con il padre, chiamalo madre. Io ho dovuto rispondere, guarda che lui è padre e madre. E tu hai detto che siamo duali, capito? Lui non è duale. E il problema è nostro, il problema è negli occhi di chi guarda. sempre, sempre. Sì, ma Franco, l'universo, io credo che l'universo uno, come lo chiamiamo, si fanno di quelle classe errate, perché di l'umorismo quelle. è l'umorismo, anche macabro l'universo, quindi vabbè, penso che si scompiscia dalle risate, sono Sì, lo sicuro. penso anch'io, ne sono sicura, anche perché l'ironia è un sintomo di intelligenza, dell'intelligente. Assolutamente. No, che bella, che carina questa cosa. Vedo, dovrei fotografarla quasi, perché vedo ho aperto il notebook, la pagina di Facebook per vedere i commenti, e c'è nel riquadro piccolo io e te che stiamo parlando, ovviamente. Quindi c'è uno straniamento del tipo che siamo. Cioè, Ti vedi da fuori? vedo da fuori, ovviamente leggermente indifferita, probabilmente, però vabbè. Sì. Che Senti, sembra Giovanni. che siamo dall'altra parte del mondo. Allora, quindi quando cambiamo il prossimo protagonista, ce lo studiamo e parliamo anche di lui. Andiamo a fare i fatti di qualcun altro. Va Sì, ce lo bene? studiamo altrui. Va bene. Va bene. Buona Non vi serata. opponete, non siate bloccati, fluite, ricordatevi di Saturno. Ciao Franci, grazie, Ciao grazie per la Francesca, grazie chance. a te. Va bene? Grazie a te di esserci stata. Ciao, un bacio. Ciao, ciao. Bene. Vi lascio la vostra serata, il vostro video di sera,